2-0 il parziale nella sfida tra Atletico Cadreghe e Virgin Soccer. Adesso c'è un fallaccio, arriva anche il cartellino giallo per Cattaneo, fallo ai danni di Ciotola. Quadriamo Marco De Panicis che ci ha dato indicazioni sui gol. Marco, anzi, descrivici tu a questo punto, dirò allora, qui. Allora, il primo gol, calcio d'angolo dalla sinistra, no, dalla destra, no, dalla sinistra. Sì. Andrea, palla morbida, andiamo sì. A stare di testa. Poi il secondo invece ci ha detto una chicca di Giancarlo. Sì. Dal limite, calcio punizione per noi, sinistro, sotto Fir. Grande gol. Copo Vingergo, sotto Fir. Punizione adesso interessante per i Virgin, in tre sul punto di battuta, forse andrà Pastore, anche saltato dalle telecamere. Il cucchiaio, qua esagera. Poi Piccirillo, Pastore, Santa Lucia, la sparacchia via, Canzanella, Miglio, a sportellate e alla fine De Panici si allontana. Saluta anche le telecamere, buon Vincenzo, guardiamo anche Nando, il tifo, la Canzanella, battere questa laterale, forte tesa al centro, De Panici si blocca. Allarga per Niglio, porta palla, potrebbe appoggiare a Pastore, lo fa Pastore, allora prova ad andare aggredito da Giuliani. Pastore alla fine si appoggia da De Panicis che lancia subito, la palla viene messa giù da Simone Ciotola, grande aggancio, parte Niglio, ancora Ciotola, una finta, allarga e Niglio non ci arriva, prima va e poi si ferma Niglio. Vediamo anche Andrea Pastore, il capitano, dato ancora in rete Giuliani, chiamo quasi a uomo Santa Lucia che viene servito, no look, palla non buona, arriva Vicenzo che viene fermato in calcio d'angolo, va ancora Piccinillo, si muove Pastore, palla dentro, una mischia, un flipper, ancora angolo, ancora sul punto di battuta Enzo. Salutiamo anche Camardella. Vediamo il cross. Pastore, anticipato da finita, occhio al contropiede. Miglio ferma tutto, controlla, poi prova questo cross che Merluzzo in due tempi blocca e fa ripartire l'azione con Cattaneo. Galoppa, la palla dentro a cercare da finita. Poi De Panicis. Miglio, palla dentro. Ettore, fermato da Cattaneo. Calcio di punizione per i Virgin Soccer. Vediamo se Pastore ci riproverà questa volta con un tiro di potenza. Pallonetto inguardabile poc'anzi. Proprio Pastore, ci muoviamo come la Skycam. Buono il tiro, palla alta. Andrea, perché non è entrata? Ho fatto un tiro di merda. Questa è la Spider-Cam. Che stai facendo? Santa Lucia. Giuliani anticipato da Niglio, prova il break, Niglio, uno sguardo al centro, Cattaneo va a fermare l'avversario, grande diagonale difensiva mentre Mihawk, Trinchillo, occhio di falco, guarda tutto, lo svolgersi dell'azione, si muove Pastore, ignorato però, Ettore, ultima azione, Giancarlo? Ettore. No, Giancarlo? Ercole. Ercole, Ettore ho detto, Giancarlo Ettore, Achille Ettore. Attenzione, Santa Lucia, ultima azione davvero adesso, Canzanella, si muove la Spider Cam, palla tolta, ma ritorna ancora Canzanella, c'è largo Giuliani, ignorato volutamente con un tiro che termina sul fondo, De Panicis da brava pippa, era in ritardo, noi possiamo forse anche chiuderlo, il nostro collegamento, vediamo se Ciotola, no, si torna da Ercole, detto Ettore per gli amici, e chiudiamo il nostro collegamento. E De Panicis il migliore in campo. No, ci tiene Pastore essere il migliore in campo. Vai De Panicis più Pastore. Non è vero, solo Pastore, mi ha fatto uno scherzo. Allora Andrea, raccontaci un po' questa gara, vittoria contro l'Atletico Cadreghe, il Virgin Soccer dà una risposta anche alle altre squadre, c'è in questa Serie B, non è affatto soddisfatto del campionato appena vinto. No, assolutamente, cerchiamo di vincere anche il torneo estivo. Abbiamo fatto due sconfitte, ma la prima diciamo a poco conto. Che dominavamo tutta la partita, poi ci siamo addormentati, abbiamo perso. Poi viene anche comunque dopo la finale giocata, quindi. Sì, beh, sappiamo di essere una delle squadre più forti, però continuando. Però noi comunque cerchiamo sempre di vincere. Poi nelle fasi finali addirittura abbiamo chiamato Savonara. I giocatori del Milan. Savonara. Del 21. Pure Lorenzo Savonara. Savonara, Sharawi pure, l'ho chiamato. Vengono. Visto da piccola quando facciamo Milan-Napoli così. Nella finale sono non pronti? Sa mai. No, perché la distorsione capito non è grave, quindi può venire. Ha detto che può giocare. Sì, sì, può giocare. Sempre giornata CR7.
Inquadriamolo CR7. Il bomber, il bomber. Senti Andri, gli avversari oggi li hai visti tonici, alla fine la gara all'inizio poteva sembrare un po' più ostica del previsto. Sì, però all'inizio infatti. Prima della partita sotto la linea. Ho specificato, sotto la linea. Sentimi quando faccio le domande. Prima della partita ci eravamo ripromessi di giocare seriamente. I risultati si sono visti comunque. Super parato da sottolineare. Nel video ti abbiamo preso un po' in giro, Marco, poi scoprirai perché. Io. Sempre scherzosamente. Vabbè ragazzi, complimenti allora, bravi davvero. Spider Pro.